Buongiorno amici di Radiofonica e benvenuti quest'oggi, 26 marzo 2017, ci troviamo in questo momento al 110 Caffè, ad un convegno tenuto da Maurizio Martina e soprattutto dall'ex presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi. Quest'oggi in questo convegno si parlerà di Generazione Erasmus, Europa e giovani. Che potessimo immaginare. Detto questo, noi siamo quelli che dicono che l'Europa così com'è non funziona più. Non ci prendiamo in giro. L'ideale europeo è meraviglioso, ma se l'Europa perde tutta la sua forza perché insegue dei concetti sbagliati, l'Europa rischia di trascinare con sé tutta la storia bella che ha alle sue spalle. Eccoci amici, ci troviamo in questo momento con Elena Diossono, che è stata ospite, diciamo, tra virgolette, speciale quest'oggi in questo congresso, perché era seduta di fianco a Matteo Renzi e ha potuto rivolgergli una domanda in particolare. Benvenuta Elena. Grazie. Allora, io ho rivolto una domanda sul tema dell'Erasmus a Matteo Renzi, soprattutto perché ci siamo appunto vicino all'anniversario dell'Erasmus, e io ho chiesto: a 30 anni dalla nascita dell'Erasmus, cosa possiamo fare per rendere questo progetto sempre più per tutti e meno elitario? Bene, e secondo te, insomma, assistendo appunto tu stessa al congresso, ti pare che ti abbia risposto in modo adeguato, in modo adeguato? Allora, non del tutto, non si è incentrato molto sul tema che gli avevo proposto, però diciamo che più che appunto sull'Erasmus per studio si è concentrato sull'Erasmus lavorativo, e comunque ha evidenziato l'importanza di un'esperienza all'estero per tutti i cittadini europei, proprio al fine di formare una cittadinanza europea, una coscienza europea. Senti, un'ultima domanda, dando un voto a questo congresso da 1 a 10, senza entrare nel merito, indipendentemente, che senza il merito politico, ecco, che voto dai da 1 a 10 a questo congresso? Voto da 1 a 10 darei, non so, 7,5. Eccoci ragazzi, siamo in questo momento, ci troviamo con Maurizio Martina, ministro delle politiche agricole. Benvenuto Maurizio. Buondì, ciao. Sì. Allora, io come prima domanda volevo chiederti: quest'anno l'Erasmus compie 30 anni, ecco, però è diventato oggigiorno un progetto che è accessibile a quasi tutte le persone, tutti gli studenti. Però devo dire che, per quanto mi riguarda la mia esperienza, mi è capitato di conoscere ragazzi che partono per moda oggigiorno e che appunto tornano senza un reale miglioramento. Ecco, magari non si può chiamare problema, però come si può cercare di, secondo lei, invertire questo andamento di ragazzi che partono appunto così per partire per moda? Beh, credo che conti tantissimo il progetto che vogliono seguire, quindi qualificare sempre meglio questi percorsi, costruire magari anche qualche criterio migliorativo delle esperienze che si fanno. Questo può essere un tema di discussione per tutti. In generale io credo che dobbiamo lavorare per allargare sempre di più l'opportunità di utilizzo di questi strumenti. Già l'Italia ha fatto in questi anni alcune sperimentazioni interessanti, anche allargando questi percorsi. Penso ad esempio a questi progetti legati all'istruzione secondaria superiore, che potremmo potenziare ancora meglio, e quindi credo che in realtà noi dobbiamo continuare a essere tra i paesi che più credono a progetti come Erasmus, qualificarlo anche oltre i percorsi universitari. Ad esempio, molti non sanno che ci sono dei percorsi praticamente di Erasmus dell'impresa, che già coinvolgono giovani imprenditori che si scambiano buone pratiche tra paesi, e questo è per me importantissimo. Ho vissuto questa esperienza ad esempio dal lato agricolo e posso dire che ci sono dei casi straordinari molto interessanti. Si parla a livello, proprio come parola, si parla sempre di Erasmus, però non si parla mai, diciamo, delle associazioni che gestiscono gli Erasmus a livello di incoming, come per esempio un'associazione SN, che sta per Erasmus Student Network, come per esempio qua a Perugia gestisce più di 400 Erasmus. Ecco, perché secondo lei non viene valorizzata per quanto merita? Ma
conosco poco l'aspetto, diciamo, di relazione tra le associazioni e il programma europeo, però in generale per esperienza ho visto che dove le associazioni hanno un protagonismo forte, i progetti funzionano e sono qualificanti, quindi direi che dobbiamo un po' tutti impegnarci a fare in modo che questa relazione sia più forte e che si investa e si lavori di più soprattutto sul protagonismo associativo. Perfetto, grazie mille. Cari amici di Radiofonica, siamo ormai alla conclusione di questo congresso. Maurizio Martina e Matteo Renzi se ne sono appena andati. Il congresso è stato davvero particolare perché è stato comunque molto intenso. Matteo Renzi, principalmente ha parlato Matteo Renzi, dicendo appunto varie cose, parlando anche, toccando anche il tema Generazione Erasmus, anche se dal mio punto di vista lo ha toccato veramente per poco tempo. Quindi ecco, è stato dal mio punto di vista un congresso molto più incentrato sulla propaganda politica. Detto questo, amici di Radiofonica, ci vediamo alla prossima. Buona serata.